tolta la scapola, con una sola mano possiamo oddio, ho fatto lo schizzo. Ciao amici di Braciami Ancora, sono arrivato a Caserta, oggi parliamo di American Barbecue, che è un argomento di cui io tratto non tantissimo. Qui a Caserta, cari signori, c'è un ragazzo che mi ha ispirato, l'ho conosciuto su Instagram e ho detto questo secondo me è capace. Ho preso il primo treno da Roma, sono arrivato a Caserta, che è sempre una cittadina carina, e sto andando a trovare Giampiero. Il locale, se non mi sbaglio, dovrebbe essere quello all'angolo, quello lì, sì, è lui. Non ho capito se il locale è aperto solo la sera, comunque oggi ci saremo io e Giampiero, quindi il locale presumibilmente lo troverete chiuso. Food and Beer Saloon, ma pare un barbiere, pare. Buongiorno. Giampiero, il nostro uomo, eccolo là. Benvenuto. Ciao Giampiero. Benvenuto a Whisker Smokehouse. Sembra un negozio di barbiere comunque da fuori. Volevamo così. È fatta apposta. Volevamo che fosse un negozio di barbiere rubato e dato in prestito al barbecue americano. Beh, mi piace, ok. Però mi sa che la barba te la sei fatta stamattina. Buongiorno, eh. Questo t'assomiglia, un po' hipster. No, sai, questo è un locale un po' hipster, no? Noi siamo... più che hipster siamo mitster. Ok, entriamo in cucina, va. Invece questo, ragazzi, è l'affumicatore? Sì, questo è un affumicatore. E tu qua dentro affumichi e prepari le principali, sì, diciamo, portate del tuo, del tuo locale? Noi facciamo praticamente assolutamente barbecue americano, per cui oltre all'Holy Trinity, delle ribs di maiale, la brisket di maiale e la brisket di manzo e il pulled pork di maiale, ne facciamo anche altri prodotti sempre in affumicatore. Facciamo un menù molto all'americana, ci dedichiamo, non è un pub che diventa barbecue, non è una via di mezzo, noi cerchiamo di dare la visione del barbecue all'americana, passando dal maiale al manzo, al pollo, fino ad arrivare al salmone. C'è il Whiskers Mix a sono 150 nostri... euro. È un misto da, per 6 persone abbondanti, sono oltre 7,5 kg di 25 carne, euro a testa se può fare. Questo è il nostro mix più grande, il Whiskers Mix. È uscito, signori, un odorino niente male. Allora, che tiriamo fuori per primo? Cominciamo con le nostre short beef ribs. L'intera impalcatura di pancia affumicata intera. E questo mi piace. Perfetto, allora se ti piace questo, il prossimo ti piacerà molto di più, ma molto di più, perché uno dei piatti più tradizionali, uno dei piatti più buoni, ma anche più complicati dell'American barbecue, sono le brisket di manzola texana, le Texas brisket. Guarda. Facciamo in modo che diventi gelatina. La pancia di Homer Simpson, questa è la pancia di Homer Simpson, grazie! Poi, terza botta, che ci abbiamo? Sono due Boston Butt di maiale, quindi il taglio da utilizzare per il pulled pork. Ragazzi, fateci caso, stiamo dentro la cucina di un ristorante che fa American barbecue. È rarissimo che si entri in qualche cucina che fa American barbecue. E perché è rarissimo? Perché molto spesso i posti che fanno American barbecue prendono la roba da fuori e la rigenerano in quelli che sono più laboratori che cucine, ok? A few moments later. Che ci abbiamo qui? E abbiamo la pancia di un Black Angus F4 full blood, cioè l'impalcatura delle ossa di pancia, delle costole, dalla quale noi ricaviamo il famoso taglio americano short beef ribs. La carne, il grasso, cuocendo lentamente, ammorbidiscono sempre di più, danno più flavor, più texture, più sapore. Il bark sopra deve essere... Il kale? Il bark, che sarebbe la corteccia, bravo, la crosticina. La crosticina. Perché non c'è preparazione buona che non abbia una buona crosticina. Io vi vedo, che state dicendo, ma c'è sta da roba bruciata, ma è tutto cancerogeno. E no, quella roba nera che vedete non è bruciato, semmai è caramellizzato. Ma mo Giampiero ci spiega bene bene come ha ottenuto quella crosticina. Perché la parte esterna della carne incontrasse la reazione di Maillard
dove il rub che ci abbiamo messo sopra, che vi ricordo è fatto di pepe ed altre spezie, per cui è un po' più scuro, più il grasso, la reazione di Maillard e l'affumicatura continua, deve dare questo colore scuro, ma che non è bruciato. E dal sapore celestiale, celestiale. Non vale, ha assaggiato prima lui. Non vale, non vale. A lei, signore. Eccolo qui, a lui. Confermo, di bruciato non c'è niente. A few moments later. Intanto io volevo farvi vedere, ragazzi, blom 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 blom. È tutto gelatinoso questo American Barbecue, sì. È tutto molliccio. Scusami, Giampiero, ma in Italia sto taglio che ci si fa? Come viene utilizzato? Guarda, quasi esclusivamente per il bollito, sì? Per lo stracotto. Sì, una cosa che ti chiedo è, ma perché ci mettono tutte queste spezie? Lo sei mai chiesto? Te la sei mai fatta questa domanda? Assolutamente sì, la speziatura non copre il sapore, ma deve bilanciarlo. Andiamo al taglio, Giampiero, che devo fare qui? Tra costa e costa. Qui, vado? Vai. Tra costa e costa, è facile, no? Sì, ma... Portello a seghetta, giusto? Sì, 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 ma guarda, basta che appoggi. Beh, molto facile. Oggettivamente, burrosa è burrosa. E adesso io che dovrei avere? Tanto liquiduccio? Oddio, ho fatto lo schizzo! Oddio, ho fatto lo schizzo! Buon segno, buon segno, buon segno. Ora però io non posso mangiarla tutta, devo tagliarla ancora. Sì. Voglio vedere un po', vado ancora. Senti, e in teoria questo osso dovrebbe venire, io lo vedo nei filmati dell'American Barbecue, dovrebbe venire via da solo l'osso. Assolutamente. Proviamo? Buon segno. Pulito? Buon segno, mi sembra pulito, sì. Per mangiarlo? Tipo a mo' di fetta di torta? Ragazzi, lo so, è un duro lavoro, ma qualcuno dovrà pur farlo. E quindi in questo caso lo faccio io. Vado. Un altro. Non ho capito bene. Voglio mangiare la parte più scura. Tenero e tenero. Saporito e saporito. Buono e buono. Su cosa c'è? Su cosa c'è? Quindi questa è la consistenza giusta. Esattamente. Questa qua. Ragazzi, una porzione di short beef ribs qui da Giampiero è così e viene 25 euro, confermi? 25 euro. Signori, 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 è arrivato il brisket, la punta di petto di manzo. Bloin, bloin, tutto molliccio. Uno, due. È entrato, tutto buco. L'hai bucato, ma non si è sgonfiato, buon segno. Come si taglia il brisket? Controfibra. Sentire... C'è sugo dentro. Stai suonando il pianoforte, stai suonando? Sono note di gusto. Bella questa, ce la rivendiamo. Eccola qua, una fetta di brisket. Che cosa devo sentire in bocca? Morbidezza, sì. Sapore, gusto, l'esplosione del Black Angus. Mm-hmm. La nota affumicata c'è. Non servono i denti. No. Ti si sbaglia in bocca. Volevo assaggiare, ragazzi, un po' di crosticina esterna. Non è bruciata, è saporita. Guardate, ragazzi, qui vedete che si spappola, vedete? È gelatina allo stato puro. Vabbè, è un altro modo di intendere la carne, ragazzi. È un altro modo, altra cultura, altro pianeta. E così, all'improvviso, è arrivato il terzo dinosauro che ci abbiamo qui. Questo è un quattro coste e una cowboy steak. È una parte di costata dove abbiamo eliminato ogni muscolo oltre a quello che è il cuberol. Pulito, dissossato la parte inferiore, abbiamo lasciato soltanto le quattro coste fluttuanti. Fantastico. E abbiamo usato un metodo che noi amiamo, che è il metodo Finney. Cosa fa il metodo Finney? Fa in modo che la carne abbia la stessa cottura su tutta la superficie. Che temperatura interna hai avuto qui? 54. Qui ci sono le cascate di Finney, guarda.
questo è tutto il... Oddio, l'umidità. Le cascate di Finney. Questa va prenotata però, giusto? Questa qua soltanto su prenotazione. Quante persone ci mangiano con questa? Questa qua sarà almeno pesante 4,5 kg. Praticamente ragazzi, questa è la versione americana del gran pezzo. Non so se vi ricordate, il gran pezzo è una preparazione, diciamo, che gli assomiglia e che ho mangiato in un ristorante a Terranova Bracciolini da Maria. Vi lascio il video, questo di Terranova Bracciolini, ve lo lascio alla fine di questo, così magari vedete e fate il confronto. Questa che ci metti? Salse, salsette? Questa qua è sale Maldon, semplice. Mettiamo un po' di pepe appena, ma se... E assaggiamo sto cuore, va. Ho capito perché è difficile fare queste cose, ci vuole tempo. È un'altra consistenza, è un altro modo di approcciarsi al manzo, proprio diverso. Non so se lanciarmi in un confronto se sia meglio la griglia tradizionale, i tempi tradizionali o questo, perché sembrerebbe un po' parlare di due pianeti diversi. Sì. Un po' come chiedere se è meglio, che ne so, gli alpini o i sommozzatori. Tutti e due fanno i militari, però dice, come faccio a paragonarli? Rispetto alla fiorentina tradizionale è un po' più succosa. Sì. Assaggiamo il grassetto. Spiegami, perché è economicamente difficile mettere in piedi delle smokehouse come le tue? Perché in Italia se ne trovano poche? È un lavoro alle spalle di preparazione, con tempi che a volte superano per 3 volte il tempo del servizio al tavolo. Cioè, aperti dalle 8 alle 11 e mezza, ma per quelle ore di servizio noi lavoriamo 3 volte di più. Ma te chi te l'ha fatto fa? La passione, cioè quella che ti spinge. Va bene, ora abbiamo la quarta preparazione, la più food pornara di tutte, il pulled pork. Ci ha fatto mangiare troppo manzo, eh? No, infatti, torniamo al maiale. Un po' di maiale. Perché il maiale, ricordate, è il miglior amico dell'uomo, ok? Quindi passiamo al pulled pork. Gian Piero, è arrivato il pulled pork, è la spalla del maiale, giusto? La spalla anteriore, quindi. Sì. L'arto anteriore del maiale e il tratto di carne che va dall'omero. Sì. Al capocollo. Ed è un taglio della macelleria americana. Sì. Noi in Italia non ce l'abbiamo. No. Cioè, non è che non ce l'abbiamo, tagliamo diversamente. Noi macelliamo diversamente perché il capocollo è un principe della nostra tavola, abbiamo bisogno di averlo intero. Il capocollo è il taglio che va, esatto, corre dietro il collo del maiale, tra spalla e spalla. È un taglio che ha connettivo e grasso intramuscolare, quindi marezzatura. Mentre la spalla è un muscolo di movimento, ha poco grasso, solo superficiale, e ha tanto invece connettivo che scioglierà in cottura. La cosa bella è che gli americani invece per loro è un unico taglio per questo tipo di preparazione. E si chiama Boston Butt. Boston Butt. Allora, perché pulled pork? Rettangolare. Boston Butt rettangolare. Una parte spalla e una parte capocollo. E lui? Boston Butt? Al solito non è bruciato, ragazzi, ma è il rub che si è scurito. E si chiama pulled pork perché tecnicamente viene pullato, ovvero sia tirato. Perché non si mangia a fettine, no? Come si mangia? Si può mangiare anche a fettine, ma noi preferiamo mangiarlo così. Con un dito mettiamo dentro, l'altro lo mettiamo dietro e togliamo l'unico osso presente. Tolta la scapola, con una sola mano possiamo aprirlo mischiando bark con la parte di carne ed il grasso che c'è all'interno, e sotto tutto quest'umido che lascia, tutto questo sugo è grasso mischiato a connettivo sciolto mischiato all'umidità della carne. Guarda, è un destino, questo è caduto dal tagliere, quindi diventa per diritto mio, perché è fuori dalla tua zona di giurisdizione. Questo è un pulled pork intero, questo è un pulled pork che è stato appena sfilacciato. Tu l'hai fatto con le mani, ma se avessi voluto fare il figo, che avresti dovuto utilizzare?
sono gli artigli, ok? Gli artigli dell'orso, ma tu sei figo de tuo, non c'hai bisogno degli artigli, no? Questo cuoce di più degli altri. Questa spalla di maiale ha cotto 9 ore quasi. 9 ore di cottura. Questo era il pezzetto che era caduto e io questo mi mangio. Una cosa che caratterizza l'American barbecue comunque è il fatto che è tutto morbiduccio. Sì. Ma tutto gelatinoso. Cioè, tutte morbidezze estreme. Tutte morbidezze estreme, forse io prenderei uno di questi alla volta. Ed è vietato berlo con l'acqua. Cioè, se bevete con l'acqua sta roba, ragazzi, si apre una voragine nel pavimento, esce fuori Belzebù, vi prende per la caviglia e vi porta giù. Qui ci vuole birra. Assolutamente. Fiumi di birra, ragazzi. Il lupo lo deve pulirlo, questo palato. Fiumi e fiumi di birra. A few moments later. Tu sei stato bene? Io sono stato benissimo, sì. Ti è piaciuto? Ah, voglio, sì, sono stato bene. Comunque, allora, no, davvero, sono stato benissimo. Una cosa simpatica è che la mia lingua è in condizioni assolutamente ottimali. Il mio palato non è stato asfaltato da ettolitri di spezie e di sapori mostruosamente forti. È stato tutto molto sopportabile, sobrio. Hai ben inquadrato, diciamo, il concetto di American Barbecue, cioè non lo estremizzi. Amici, ti piacevo ancora, il video si conclude qua. Spero che questo spaccato casertano sull'American Barbecue vi sia piaciuto. Spero che abbiate potuto scoprire nuove cose. Giampiero, venite a trovare perché merita. Noi ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio, ragazzi, e che l'abbraccio sia con voi. Ciao!